conducibili da Zangari, vale lo stesso discorso che ho fatto per i tre soci. E quindi praticamente diciamo che intanto ci stanno anche quest'altra particolarità, la presenza in certe società schermate dalle mogli in questo caso, altre volte magari si trovano altri tipi di prestanome. Il problema è che diversi di questi personaggi, Sabetti in particolare, praticamente sono finiti l'inchiesta per Camorra. Quindi praticamente in questa società che è di estremo interesse trovi contemporaneamente personaggi inquisiti e condannati per mafia e personaggi inquisiti per Camorra, cioè presenti dentro una stessa società peraltro inattiva. E quindi potremmo andare avanti all'infinito su questo. Che succede però? Dicevo, molte di queste ditte di Movimento Terra e imprese edili che ho citato sono le stesse che facevano parte anche di quel gruppo che gestiva dal 2005 le gare di appalti pubblici. Solo però, dicevo, sono state presenti praticamente anche all'Aquila e continuano tranquillamente a rispondere agli appalti pubblici anche nei casi in cui non potrebbero rispondere oppure a prendere i subappalti oppure semplicemente a fare le forniture. Come è possibile questo? Questo è possibile grazie appunto a quello che qualcuno ha chiamato il miracolo aquilano. Ed è tutta la legislazione di emergenza per la ricostruzione. Allora, all'Aquila abbiamo visto dove è andato col progetto Casi, quindi con tutte quante le deroghe che ci sono state, l'allentamento dei controlli, hanno potuto lavorare senza problemi. Adesso lavorano ancora più facilmente perché con la trasformazione del contributo dello Stato a indennizzo ai proprietari, il proprietario può assegnare direttamente i lavori a chi vale, quindi tra l'altro senza avere nemmeno strumenti, quindi senza poter richiedere il certificato antimafia, i pagamenti di regolarità contabile e così via. Quindi di fatto si è spianato la strada anche alle organizzazioni mafiose, alle ditte colluse, anche sulla ricostruzione pesante. Gli arresti di due giorni fa rientrano in questo quadro con una precisazione: i contatti tra quelle ditte calabresi e l'imprenditore aquilano arrestato erano precedenti al terremoto, non è che sono arrivati col terremoto, si sono intensificati, hanno cercato di pigliare più appalti possibili, mi pare sono arrivati a 13.000 appalti. Il contatto era però precedente. L'altra cosa diciamo nota divertente è che questi nomi erano usciti fuori in un'inchiesta della Procura di Reggio Calabria dell'estate scorsa. Saltarono fuori anche il filone aquilano, vengono solamente indagati, no, citati mi pare, almeno indagati, e si scopre quello che dipende da qui il sostituto procuratore Cerrato prima, che in realtà c'era un'inchiesta della squadra mobile dell'Aquila sullo stesso imprenditore aquilano partita nel 2010 ed era partita con delle intercettazioni per consumo e spaccio di droga e si imbattono invece nei dialoghi con